Io vi chiedo pardon, ma non seguo il bon ton. E che a cena devo avere sempre in mano un iPhone. Il cane di Chiara Ferragni al Papillon di Vuitton. Ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John. Salvini sul suo blog ha scritto un post. Dice che se il macino all'oro in bocca si tratta di un rom. Sono un malato del risparmio, per questo faccio un po' di terapia di Groupon. Poi lo sai, non c'è un senso questo tempo che non dà il giusto peso a quello che viviamo. Ogni ricordo è più importante condividerlo che viverlo. Vorrei ma non posso. E ancora un'altra estate arriverà e compreremo un altro esame all'università e poi un tuffo nel mare nazionale. Cantare tanto non ci basterà. Faranno i figli a prenderci sul serio con le prove che negli anni abbiamo lasciato su Facebook. Papà che ogni weekend era ubriaco perso e mamma che lanciava il reggiseno ogni concerto. Che abbiamo speso un patrimonio impazziti per la moda, Armani, Comio. L'iPhone ha preso il posto di una parte del corpo e infatti si fa gara chi ce l'ha più grosso. È nata nel 2000 e ti ha detto nel 98 e che i 18 li compie ad agosto, mentre guardi quei selfie che ti manda di nascosto e pensi purtroppo vorrei ma non posso. E se lei t'attacca un virus basta prendersi il Norton. Tutto questo navigare senza trovare un porto. Tutto questo sbattimento per far foto al tramonto, che poi sullo schermo piatto non vedi quanto è profondo. Poi lo sai, non c'è un senso a questo tempo che non dà il giusto peso a quello che viviamo. Ogni ricordo è più importante condividerlo che viverlo. Vorrei ma non posso. Ancora un'altra estate arriverà e compreremo un altro esame all'università e poi un tuffo nel mare nazional popolare. La voglia di cantare tanto non ci basterà. Squadra blu. Hope when you take that jump, you don't feel the fall. Hope when the crowd screams out, you're screaming your name. Hope that you spend your days with all that. Oh,
Luisa, direttore artistico Squadra Bianca. Emma, direttore artistico Squadra Bianca. Elodie, cantante. Alessio, ballerino. Lele, cantante. Emanuele, ballerino. La Rua, verde. Gabriele, ballerino. Mac, direttore artistico Squadra Blu. Axia, direttore artistico Squadra Blu. Chiara, cantante. Ale, ballerino. Cristiano, cantante. Michele, ballerino. Sergio, cantante. Patrizio, ballerino. Grazie, vostra. E benvenuti, benvenuti tutti quanti a questa nuova puntata di Ma chi te l'ha chiesto? Sempre condotto dalla unica, sublime, inimitabile, ineguagliabile, inalienabile Valentina Diamante, la nostra diamante. Buonasera, ciao Valentina. Ciao Valentina, come stai? Tutto bene? Ma bene, Vale, grazie mille di questa presentazione. Bene, bene, ora puoi andare che continuo io a presentare il programma. Bene, ogni volta come una cretina io mi autopresento, però sono sicura del fatto che quando sarò famosa avrò qualcuno che ogni volta dirà: ladies and gentlemen, signore e signori, grandi e piccini, niente, coio coio, ecco a voi Valentina Diamante! E veramente lì a quel punto grandi applausi che partono veramente senza un motivo, un po' come sta accadendo oggi in radio. Bene ragazzi, oggi è il 7 di maggio, domani è la festa della donna e noi ovviamente siamo sempre in diretta. Innanzitutto i primi saluti, ovviamente tutto lo staff della radio, il nostro Mauriziano che oggi è stra impegnato con i provini del Grande Fratello, quindi come si suol dire in questo contesto, in culo alla balena e speriamo che non cadi. Cadi, che sto a dire, vabbè, iniziamo ad essere già belli agitati, molto bene. E poi vi volevo ricordare assolutamente ragazzi di andare a visitare il sito della radio che è www.radioplastic.it, dove appunto potrete trovare grandissime novità sui programmi. Ora, questo sito è in via di restyling e a brevissimo sarà stra pronto, potrete vedere gli eventi, chi è ospite delle puntate. Poi ricordatevi anche l'ufficio stampa che è www.radioplastic.com, dove appunto potrete vedere non solo gli ospiti ma anche scoprire qualche curiosità in più, così. E iniziamo a salutare i nostri radioascoltatori, il nostro unico e ripetibile Giancarlo che c'è sempre, lui ragazzi non manca mai. Ma oltre a Giancarlo non possono mancare gli ospiti che a questa puntata sono, pensate, ben due. Direttamente dall'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, il ballerino Michele Lanzerotti, che purtroppo è uscito qualche settimana fa, io ti favo sfegatatamente per lui, anzi dopo glielo dirò in, come dire, maniera velata, ecco. Tanto lo sappiamo che a Radio Plastic si può dire tutto quanto. E in più una voce italiana pazzesca. Una donna che tra l'altro a me ha segnato l'adolescenza, perché in adolescenza si sa, tutti ascoltano la musica alla discoteca, la musica diciamo pop. Io ascoltavo i Mecca Bazar perché a mia mamma piaceva e quindi per me sarà un grandissimo onore intervistare quella che è stata la voce femminile di Mattia Bazar per anni, ossia Silvia Mezzanotte. Quindi veramente una puntata carica di ospiti, ma visto che Radio Plastic è musica, io adesso vi lascio a Marco Mengoni e alla sua Mai e per sempre e poi vi racconto giusto due cosine, eh? A tra poco. E mancano sempre le giuste parole, però ci sarebbe parecchio da dire. Se vivi la vita in punta di piedi, d'accordo, non corri, però quasi voli.
pressioni nella cassaforte, in fondo al mio cuore, in caso scordassi la combinazione, la scrivo su un foglio, e questa canzone. Ed io, e la canzone ha smesso di andare, perché secondo me mi stavo commuovendo, e quindi niente, la radio ha pensato bene di interrompere questa canzone così, ma facciamo un applauso agli errori tecnici che ogni tanto accadono, veramente, grazie, grazie, grazie mille a tutti che cercate in un modo o nell'altro di sabotare queste giornate. Veramente, ah, salutiamo Valentina Galdo. Ma io, Valentina, pensavo che tu ti fossi persa oggi, cioè io sapevo che eri in incognito in giro. Ora magari più tardi proviamo a sentirti e ci racconterai un pochettino dove sei. Bene, ma ragazzi, io appunto avevo messo Marco Mengoni perché questa settimana io sono andata al concerto di Marco qui a Genova, alle Cose che non ho tour, e vi giuro è stato, penso, uno dei concerti più belli a cui io sia mai andata. Ho urlato come una pazza tutto il tempo. Tra l'altro, Marco veramente, a mio avviso, è il ragazzo che più in assoluto ha fatto successo, no, dai talent show, che attraverso la sua tecnica vocale, ma soprattutto anche la sua grandissima personalità, è veramente riuscito ad entrare nel cuore di tutti noi. Tra l'altro un tour che ha ripreso anche i suoi vecchi successi, un po' ha fatto canzoni da tutti gli album, addirittura Dove si vola, che era stato l'inedito che aveva vinto X Factor, che ha riarrangiato in una chiave assolutamente particolare, poi Pronto a correre, quindi l'album in cui, diciamo, ricordiamoci tutti, era uscito L'essenziale, anche se tutti parlano ormai più dell'essenziale o più che dell'essenziale, però vabbè, questo è un altro discorso ancora. Quindi veramente